Va bene, lascio la parola Presidente Lozzi e continuiamo, perché se poi deve andare via immagino che gran parte delle risposte le aspettiate anche dall'AMA. Buonasera a tutti, consiglieri, AMA, Assessorato Capitolino alla tutela dell'ambiente e i cittadini. Allora, nessuno oggi è qui a dire che Roma è pulita, non l'abbiamo mai detto, perché? Perché Roma viene da anni di malgoverno. Anni di malgoverno che hanno visto scoppiare Mafia Capitale, non solo per quanto riguarda tutta la questione dello smaltimento rifiuti. Ricordiamo la mafia che girava sotto la gestione di Cerroni dello smaltimento rifiuti, che ha impedito qualsiasi evoluzione nello smaltimento di rifiuti a Roma per anni. Vorrei ricordare che noi abbiamo approvato in questa città, non quando governavamo noi, ma quando governavano gli altri, piani di zona realizzati su terreni che erano discariche di Cerroni e che ad oggi stanno sotto inchiesta. Il problema dei rifiuti a Roma è un problema serissimo. Noi abbiamo tutta la periferia est, non da oggi, ma da sempre, che è la terra di fuochi di Roma, per lo smaltimento illecito di rifiuti che è un ciclo talmente complesso che va a finire dentro i nostri campi Rom, che sono l'ultima catena. E poi c'è il problema di AMA, che si deve rimettere in piedi. È vero, c'è stato un periodo di criticità molto forte, ma io ricordo che anche nella scorsa consigliatura e ancora prima c'erano queste criticità. Noi nella scorsa consigliatura, a coloro che oggi si chiamano opposizione e che hanno chiesto con forza questo consiglio, noi, mi sembra, e me lo possono attestare chi è in opposizione era con noi la scorsa consigliatura, che per 3 anni abbiamo chiesto consigli sul tema AMA e rifiuti e decoro su questo territorio, e nessuno ci ha mai concesso un consiglio su questo. Noi abbiamo il coraggio di confrontarci con i cittadini sempre, è vero. Roma è una città sporca, Roma non ha il problema solo dell'AMA, Roma ad oggi ha il problema del verde, Roma ad oggi ha il problema dello spazzamento delle strade. AMA non è una competenza municipale. Noi come municipio, nelle criticità di AMA, abbiamo collaborato fattivamente con i referenti AMA di zona, con i cittadini che ci hanno dato le loro segnalazioni, e noi prontamente, insieme ai referenti AMA e ai dipendenti AMA che lavorano su questo territorio, abbiamo cercato di risolvere le criticità. Il problema AMA non è un problema che si risolve domani. Chi vi dice che il problema AMA si risolve domani è uno che mente. Il problema di AMA si risolve con vari step, ci sono degli interventi nell'immediato, e mi stupisce che la consigliera che è intervenuta prima si è preoccupata dei possibili 2 milioni di euro intervenuti per risolvere l'emergenza, quando noi abbiamo dovuto in approvazione bilancio approvare 120 milioni di debiti fuori bilancio fatti dalle precedenti amministrazioni. E adesso vi preoccupate di dove abbiamo preso 2 milioni di euro per risolvere un'emergenza nel territorio? State tranquilli, è un problema nostro, perché noi i soldi, quando li prendiamo, sappiamo dove prenderli e come gestirli. Voi un po' meno. Il problema del verde, Mafia Capitale scoppia dentro il Dipartimento Tutela Ambiente, e non è vero che adesso sono passati 10 mesi, perché nel momento in cui siamo riusciti ad avere i soldi, circa 9 milioni di euro mi sembra per un appalto e 12 per un altro, richiedono gare europee. Sapete che significa gare europee su questo, da questo punto di vista? Che ci vogliono dai 6 ai 7 mesi per avere degli appalti operativi. Noi in questo territorio, visto che chiedete cosa ha fatto questa presidenza e la giunta, abbiamo cercato di rimediare dei fondi per poter fare un mini appalto del verde in questo territorio, per poter sopperire momentaneamente alle carenze del Dipartimento. Un appalto che sarà a breve operativo, proprio perché cerchiamo di andare incontro a questa amministrazione a livello centrale, perché capiamo che per rimettere in moto una macchina devastata da anni Non bastano pochi mesi, ci vuole tempo e programmazione, è per questo che le consigliature durano 5 anni. E vi ricordo che la vostra l'avete fatta cadere voi, firmando e dimettendovi. Probabilmente, avendogli dato 2 anni in più, forse avremmo visto risultati migliori. Ok? Questa consigliatura
ha provato a mettere in piedi anche un percorso, ad esempio, di sponsorizzazioni delle aree giochi e delle rotatorie, così come si fa in tutta Italia. E in un dialogo aperto con il Dipartimento stiamo cercando di farci delocalizzare alcune aree, proprio perché crediamo nel decentramento amministrativo, così da poter gestire questa situazione. In più abbiamo tantissimi volontari che ci stanno supportando e che stanno facendo un lavoro lodevole per supportare non l'amministrazione, ma per curare la loro città, perché la nostra città, la nostra casa, non è racchiusa nelle quattro mura del nostro appartamento, è ogni luogo di questa città la nostra casa, e purtroppo ci sono dei cittadini incivili che questo non se lo ricordano e gravano sulle spalle del lavoro di Ama, gravano sulle spalle dell'amministrazione e creano disagi a quei cittadini attenti che invece vogliono vedere il loro territorio pulito. Gli interventi per migliorare questa città devono essere coordinati con tutti. Ama dovrà fare il proprio dovere, l'amministrazione, che ha fatto un piano che a breve ci spiegherà, dovrà fare il suo dovere, noi cittadini dobbiamo fare il nostro, perché la città è di tutti. Le difficoltà ci sono, ci saranno, ma noi stiamo lavorando in maniera concreta e in maniera trasparente. Per lavorare in maniera trasparente significa fare dei bandi pubblici che richiedono i loro tempi, ma i risultati ci saranno e ci saranno a breve. Noi come municipio stiamo cercando intanto di attivarci per darvi risposte, e lo vedete, non potete dire che non ci sono risultati qua. In ogni strada di questo municipio c'è un cantiere aperto per rifare le strade da capo, non per tappare le buche, e di questo ce ne dovete dare atto. Logicamente non abbiamo la bacchetta magica, perché se avessimo avuto la bacchetta magica il giorno dopo saremmo stati veramente in Svizzera. Quindi vi chiediamo la cortesia di aiutarci e collaborare con noi fattivamente per lavorare, darci tempo per rimettere in moto una macchina paralizzata da anni. Grazie. Ci sono... No, non si possono fare, lo devo dire, mi dispiace, non si possono assolutamente fare applausi dal pubblico, non sono permessi. Allora, io vorrei chiedere se ci sono altri interventi, perché vorrei lasciare la parola... Benissimo, scusi, benissimo. Per capirci a livello di regolamento, ha parlato la Presidente, 5 minuti che date a gruppo, come era stato dichiarato prima, è dopo la parte tecnica? Allora, io vi dico subito, per la parte tecnica loro non fanno parte dei consiglieri, dovrò sospendere un attimo il consiglio. Quindi, se vogliamo andare incontro alle tempistiche che ci sono state chiarite, io lascerei la parola al direttore generale di Ama. Ah, prima lei? L'importante è che riuscite a dare le risposte nei tempi che vi siete prefissi. Devo sospendere il consiglio è sospeso, e lasciamo la parola quindi prima a Mariella Maffini e poi daremo la parola a Stefano Bina. Buonasera, sono Mariella Maffini, sono il capo staff dell'assessore Giuseppina Montanari. Me l'hanno detto loro, io che non... Volevo proprio per cogliere un po', diciamo, tutte le sollecitazioni fatte dai consiglieri, rappresentarvi che al di là delle polemiche che scaturiscono qui piuttosto che sulla stampa, rappresentarvi dei fatti concreti. In primis, Roma finalmente si è dotata di un piano che noi non abbiamo chiamato piano per la gestione dei rifiuti, ma piano per la gestione dei materiali post consumo, perché noi riteniamo che i nostri rifiuti siano una ricchezza, così come vengono considerati ormai nella stragrande parte del nostro paese, ma anche d'Europa, e quindi noi l'abbiamo chiamato piano dei materiali post consumo. Per la prima volta Roma, la capitale d'Italia, si dota di un piano che avrebbe dovuto fare già dal 1998, dopo l'avvento del decreto Ronchi, che peraltro è stato, come dire, festeggiato tra virgolette questa mattina a 20 anni dalla sua emanazione. E quindi, insomma, meglio tardi che mai, siamo solo in ritardo di 20 anni. Perché siamo in ritardo di 20 anni? Le cause le conosciamo bene tutti, no? Voglio dire, mentre nelle altre città piccole, grandi e medie d'Italia, anche del sud,
si cominciava a dare attuazione a quello che era previsto sia dalle direttive europee sia dal decreto Ronchi e successivamente dal decreto 152, quindi mettere in atto diciamo sistemi di raccolta differenziata e quindi per non costringere poi gli amministratori o chi per esse a realizzare nuovi impianti di incenerimento e nuove discariche, che poi alla fine sappiamo bene non le vuole nessuno, e i cittadini ne hanno ben ragione, perché di danni con questi impianti ne sono stati fatti parecchi, scempi del territorio ma anche a livello di salute. A Roma avete la più grande d'Europa e non vedo con che faccia un ministro o una regione continua a chiedere al comune di individuare un sito di discarica e un inceneritore. Penso che Roma sia la città che abbia già pagato il massimo in questi termini. E meno male che sono Ministero dell'Ambiente. Il ministro Galletti anche ieri, ma anche questa mattina, senza citarci diciamo in modo palese, continua a ripeterci che dobbiamo fare un inceneritore a Roma, perché l'ha previsto lui nella manovra finanziaria dell'articolo 35, è una discarica. Ammesso che noi il problema comunque l'avremmo anche oggi, è costruire una discarica o un inceneritore che noi non faremo mai, ok? Ci vorrebbero degli anni. Poi voglio vedere questi signori dove potremmo realizzare questo impianto, no? Per cui ritorno al nostro piano. La Giunta ha adottato questo piano che poggia su tre capisaldi. Il primo è quello della riduzione dei rifiuti e ha individuato 12 azioni per la riduzione di questi rifiuti, che vanno dai prodotti alla spina, che vanno al compostaggio domestico, che vanno dall'applicazione del Green Public Procurement, che vanno a una serie di attività ed azioni. Poi ha previsto il secondo caposaldo, diciamo, per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata che ci pone l'Italia, l'Europa e, io dico sempre, il buon senso, no? Perché fare raccolta differenziata è anche una questione di buon senso. L'Italia è un paese povero di risorse, è riciclatore da sempre, stamattina ce l'hanno ricordato in un percorso dei 20 anni anche del CONAI personaggi autorevoli, e buttare queste risorse che creano e sono le uniche oggi che ancora ci permettono e ci permetteranno domani di creare posti di lavoro, e quindi il 70% al 2021 in modo progressivo. Con AMA abbiamo studiato un percorso, di anno in anno verranno implementate alcune attività e alcune azioni che vanno dalla raccolta porta a porta, laddove è possibile spingerla fin dove è possibile. Ci sarà una raccolta di prossimità ancora, che non saranno la raccolta con i cassonetti stradali intesa come oggi, e in più ci saranno una raccolta nelle domus ecologiche, che sono delle aree dedicate ai grandi condomini, dove solo i condomini potranno andare a conferire questi rifiuti. E poi ci saranno le isole ecologiche. Le isole ecologiche verranno ampiamente, ve ne saranno molte sul territorio. Penso che domani il dottor Bina vada già al patrimonio. No, oggi il dottor Bini è andato al patrimonio, perché abbiamo già concordato con tutti i municipi, gli assessori, laddove andarle a costruire, e stamattina gli hanno consegnato le prime 4 aree, ma sono previste anche per il vostro municipio, purtroppo non nel vostro, e quindi per raggiungere, dicevo, questo 70%. Di quello che rimarrà, no? Del 1.700.000 tonnellate, tolto il 70%, avremo circa ancora un 450.000 tonnellate, no? Più o meno. Queste 405.000 tonnellate annue verranno trattate in impianti
Mi dispiace contraddire la consigliera prima, perché ha detto Grillo vuole fare degli impianti che noi abbiamo già. No, gli impianti che vuole realizzare Grillo, ma voglio dire al di là di Grillo, sono impianti che vengono costruiti ormai laddove ci sono comuni rifiuti zero, ma anche che non sono rifiuti zero, ma che hanno, diciamo, una gestione eccellente dei rifiuti, sono le famose fabbriche dei materiali. Perché noi non vogliamo costruire una discarica e avere una discarica di servizio? Perché noi sappiamo bene che attraverso queste fabbriche dei materiali, da quello che rimane, si è ancora in grado di togliere la frazione organica che esita dalla raccolta differenziata, il ferro, dell'alluminio, piuttosto che materiali che sono comunque pregiati e che possono ritornare in un ciclo industriale. È per questo che noi non vogliamo una discarica. È vero, oggi dobbiamo gestire un transitorio, ok? Dobbiamo gestire un transitorio, ma siamo certi che, tra virgolette, con la fame che hanno, diciamo, alcune regioni, alcune località che hanno fatto una cattiva programmazione, che oggi si trovano con i famosi inceneritori che non fanno male, come si dice, ma andatelo a raccontare che ci vive vicino, voglio dire, che sono vuoti e sono affamati, voglio dire, di rifiuti. Sappiamo bene che il Movimento 5 Stelle, voglio dire, non è per l'incenerimento dei rifiuti, ma sappiamo altresì che noi abbiamo un momento sino al 2021 di transizione. Quello è il nostro obiettivo. Roma è una città che racchiude 15 città, perché voi avete una dimensione, una delle più grandi d'Europa. È una città con 15 municipi, è una città molto molto complessa, la più complessa, diciamo, d'Italia se non d'Europa. Noi non abbiamo la stupidità di pensare che nel giro di un anno, siccome non abbiamo nemmeno noi la bacchetta magica, riusciamo, come dire, a risolvere tutti i problemi di Roma, ma abbiamo fatto una serie di programmazione che abbiamo intenzione di portare avanti e lo stiamo già facendo. Colgo poi, voglio dire, con favore quanto detto dai consiglieri di Fratelli d'Italia, perché se voi andate a leggere il nostro piano, che è scaricabile dal sito dell'assessorato ambiente, vedrete che per ogni municipio ci sarà un'ama di municipio. Quindi cerchiamo, appunto, per avvicinare ama al territorio, per dare più efficacia, più efficienza, di realizzare per ogni municipio un gruppo di operatori per la raccolta, per lo spazzamento, e abbiamo fatto una riunione con tutti gli assessori all'ambiente dei municipi la settimana scorsa, penso una settimana giusto fa. Siamo pronti già a partire su alcuni municipi, diciamo, per la realizzazione, per la divisionalizzazione dell'AMA a livello territoriale, per cercare di dare, come avete sollecitato anche voi, voglio dire, maggiore efficienza, più vicinanza con la popolazione. Non solo, in ogni municipio abbiamo previsto che venga aperto un ufficio di AMA dove tutti i cittadini potranno recarsi per avere informazioni, per voglio dire, avere i contenitori, i sacchetti una volta che partirà la raccolta porta a porta su tutto il territorio, uno sportello dedicato appunto alla popolazione. Grazie. Così? Allora, buon pomeriggio. Beh, anzitutto vi ringrazio per tutte le questioni che avete sollevato e, a prescindere da quelle che hanno dei contenuti, diciamo, politici, cercherò di dare una risposta nel breve tempo che ho a tutte quelle che sono state poste nella, diciamo, intenzione di fare chiarezza su una serie di aspetti che, diciamo, hanno contenuti che effettivamente interessano il municipio, la città e i cittadini. Ho rinviato di mezz'ora i miei impegni, quindi nel rispetto di questa assemblea ho tempo fino alle 5 a rispondervi, comunque il tempo è breve, quindi devo essere necessariamente schematico.
Allora, io partirei dalla prima domanda che ha fatto la prima consigliera intervenuta, cioè la spiegazione di cosa è successo sul territorio nel corso della prima settimana di maggio e quindi di come questa operazione è stata recuperata. E poi parlerei del piano industriale di Ama, sia nei suoi, diciamo, nella sua evoluzione, quindi nella sua genesi, che nei suoi contenuti ed anche rispetto alle ultime notizie che sono circolate. E poi darei la risposta ad alcune domande puntuali che ho, come dire, di cui ho preso nota, per dare tutte le risposte che sono state alle domande, alle questioni che sono state poste. Allora, partiamo dal primo punto. La situazione che si è creata nelle prime settimane di maggio, nella prima settimana di maggio in particolare. La criticità che si è emersa nella prima settimana di maggio, che ha provocato gli accumuli di rifiuti attorno ai cassonetti, nasce non da una carenza strutturale di Ama, ma da una diciamo, minore disponibilità di trattamento da parte degli impianti terzi di cui Ama si approvvigiona per smaltire tutto il rifiuto che viene raccolto a Roma. Questa minore capacità di trattamento è iniziata più o meno dall'inizio dell'anno e si è, come dire, enfatizzata nella sua massima espressione nei primi giorni di marzo, quando abbiamo dovuto far fronte al dimezzamento delle quantità trattate dei trattamenti meccanici biologici di Malagrotta, quelli di proprietà di Colari, e a fronte di questo abbiamo dovuto, anche a causa di un provvedimento penale, ottenere il commissariamento degli impianti. Ad esito di questo commissariamento, l'aumento della quantità ha consentito ad Ama di sopportare ulteriori diminuzioni di trattamento che invece abbiamo subito da altri impianti di cui ci approvvigioniamo, e alla fine siamo arrivati alle ultime 3 settimane di aprile, in cui ci sono state appunto una serie di festività che si sono sommate con interruzione del trattamento da parte di questi stessi impianti, che hanno provocato un accumulo nei nostri stoccaggi che ha generato il fenomeno di crisi dei primissimi giorni di maggio. La crisi in realtà è durata pochi giorni e poi però c'è stato necessario un grosso intervento di recupero che è durato circa 10 giorni successivi. Questo è il quadro. Quando si parla di vulnerabilità del sistema di raccolta dei rifiuti di Roma, bisogna tenere conto che noi da inizio anno abbiamo sopportato una minore capacità di trattamento da parte di terzi, impianti che avevamo contrattualizzati, circa 25.000 tonnellate. Queste 25.000 tonnellate sono state interamente sopportate dalle capacità degli impianti Ama e dall'impegno dei lavoratori, dei dipendenti, delle strutture di Ama. L'intervento di raccolta, cioè l'attività di raccolta, non ha non ha effettuato interventi straordinari, non abbiamo lavorato 24 ore come dicono i giornali. Io constato che effettivamente su queste cose molto viene scritto, molto di quello che viene scritto non corrisponde esattamente a quella che è la realtà. Voi naturalmente avete solo queste notizie, magari le usate per farvi una valutazione di quello che succede, ma per esempio non c'è stata una azione straordinaria di raccolta durante i 10 giorni del recupero della criticità. C'è stata la normale raccolta accompagnata da un'azione straordinaria di asporto dei cumuli. Questa azione straordinaria di asporto dei cumuli è stata accompagnata da una gestione, estesa dei nostri impianti di trattamento, ma soprattutto dall'acquisizione dell'intera capacità contrattualizzata presso gli impianti terzi. In questo momento noi siamo in condizioni di capacità di trattamento uguale o superiore al fabbisogno della città di Roma. Grazie a questo fatto le vasche di accumulo degli impianti si stanno vuotando e in questo momento, nonostante quello che dice il giornale, ci sono circa tra i 5.000 e i 5.500, tra i 5.000 e le 6.000 tonnellate massime di stoccaggio di materiale nelle vasche di TMB, quindi non 15.000 come si dice, mi spiace. E, no, certo, ci mancherebbe altro. Gli impianti non sono al collasso, non lo sono stati quando hanno dovuto sopportare una ben maggiore quantità di rifiuti stoccati.
tantomeno lo sono ora. Ci stiamo preparando per affrontare la festività del 2 giugno ed evitare ogni criticità nel sistema di raccolta e nel sistema di trattamento, e questo è garantito nella misura in cui non la capacità di AMA, ma la capacità dei terzi che hanno contrattualizzato con noi dei servizi viene rispettata. Ora, deve essere evidente che ancorché ognuno subisce in proprio le fermate e le magari che sono causate da cause di forza maggiore, quindi da elementi che non possono essere previsti, la nostra previsione, la nostra intenzione già da inizio anno era quella di garantire a Roma una capacità di trattamento che fosse sufficiente a evitare ogni criticità. Questa previsione sarebbe stata rispettata, ampiamente rispettata, e avremmo avuto capacità in surplus rispetto al fabbisogno se non fossero capitati una serie di eventi coincidenti che hanno generato questo problema. Uno di questi strumenti è il trasporto dei rifiuti all'estero, che non verrà raddoppiato, come è stato detto. Semplicemente abbiamo contrattualizzato una quantità di rifiuti trasportati all'estero settimanalmente. Questa quantità non è stata quella contrattualizzata nei primi mesi dell'anno, adesso andrà al valore contrattualizzato, e il costo di trasporto dei rifiuti all'estero il costo di trattamento dei rifiuti all'estero è inferiore al costo che noi sopportiamo per il trattamento dei rifiuti in alcuni degli impianti della Regione Lazio. Quindi il trattamento dei rifiuti all'estero non comporta un sovraccosto rispetto alla situazione che si registra nella Regione Lazio. Questa è un'altra notizia di cui vi prego di tener conto, perché magari questo è fonte di come gli straordinari fatti, i 2 milioni di euro di straordinario, che numero veramente che non risulta ai nostri atti, ma di 2 milioni di euro straordinari che sono stati spesi per fare pulizia della città, che non corrisponde al vero, mi spiace. Questo è quanto riguarda la situazione, come diceva il consigliere del Movimento 5 Stelle, la situazione che riguarda la soluzione nel brevissimo del problema della raccolta dei rifiuti, che riguarda soprattutto la prossima festività, il prossimo mese di luglio e a seguire i mesi successivi di possibili criticità. Per parlare invece delle soluzioni a medio e lungo termine, dobbiamo parlare del piano industriale, cioè di quelle che sono le previsioni che AMA fa rispetto ai fabbisogni di trattamento e alle soluzioni che vuole mettere in campo per risolvere questi fabbisogni di trattamento. Allora, e qui nasce la necessità di descrivere cosa prevede il piano industriale. Prima di tutto devo dire che il piano industriale non è stato presentato finora, è stato prodotto ed approvato dall'amministratore unico, che ora è decaduto ed è stato sostituito da un consiglio di amministrazione. Il nuovo consiglio di amministrazione, appena subentrato, ha ritenuto di poter migliorare il piano industriale senza bocciarlo, quindi il piano industriale attuale non è stato bocciato né verrà modificato nei suoi contenuti, perché il piano industriale è frutto di un lavoro che nasce dagli indirizzi che sono contenuti nel piano di gestione di materiali post consumo di Roma Capitale e realizza questi indirizzi secondo linee di sviluppo industriale della società AMA. Secondo il nuovo consiglio di amministrazione è necessario implementare, cioè aumentare la portata del piano industriale rispetto a certe previsioni che riguardano soprattutto quelle che la dottoressa Maffini citava come fabbriche dei materiali, quindi la possibilità di incrementare le previsioni rispetto a questi interventi, e questo è quello che sarà fatto nelle prossime settimane senza modificare quelle che sono invece le previsioni industriali del piano, sia rispetto allo sviluppo della raccolta differenziata. Noi prevediamo di raggiungere il 70% di raccolta differenziata rispetto all'attuale 44%, quello di oggi, arrivando al 2021, alle azioni di riduzione che sono concretizzate, sono elencate, della produzione di rifiuti. Prevediamo di realizzare una serie di isole ecologiche anche nel settimo municipio, e qui apro e chiudo una parentesi. La nostra volontà sarebbe quella di realizzare un'isola ecologica
ogni 20.000 abitanti, quindi realizzare circa 140 isole ecologiche su tutto il territorio di Roma Capitale. La realizzazione delle isole ecologiche comporta un miglioramento qualitativo del servizio ed anche economico, cioè facciamo efficienza, riduciamo costi, miglioriamo la raccolta differenziata. Il problema oggi è quello che noi viviamo anche per la collocazione degli impianti e per ogni altra iniziativa che facciamo, cioè in queste sedi ci raccontiamo che servono le isole ecologiche, bisogna farle, poi quando bisogna affrontare la popolazione diciamo, circostante il luogo dove l'isola ecologica viene realizzata, diciamo, quest'isola non va bene, bisogna spostarla. La questione è questa: noi abbiamo, come dire, continuiamo a dichiarare una disponibilità nella realizzazione di isole ecologiche su Roma Capitale nel numero che abbiamo detto, bisogna che, diciamo, ci si convinca tutti che queste isole servono e soprattutto, siccome noi questa operazione la vogliamo fare in maniera condivisa con la popolazione, bisogna che questa condivisione poi ci consenta di individuare dei siti. Per ora siamo partiti da 25 isole ecologiche collocate da una delibera che aveva previsto, diciamo, una collocazione che poi abbiamo scoperto non condivisa dalla popolazione interessata. Abbiamo quindi sottoposto questa collocazione a tutti i municipi, abbiamo ottenuto delle risposte, delle approvazioni e delle bocciature, abbiamo chiesto ulteriori sedi, le ulteriori sedi sono state proposte e oggi possiamo disporre di circa 30 siti per la collocazione delle isole ecologiche che sono previste nel nostro piano. Il nostro piano prevede anche la realizzazione di 3 impianti: un impianto di valorizzazione del materiale, della frazione multimateriale derivante dalla raccolta differenziata e della frazione carta della raccolta differenziata, e 2 impianti di compostaggio aerobico della frazione organica del rifiuto solido urbano. Il nostro piano non prevede, non indica la collocazione degli impianti, pur se noi abbiamo un quadro chiaro delle possibili collocazioni, perché riteniamo che prima di individuare la collocazione sia necessario arrivare al punto mediante operazione di condivisione della collocazione con il territorio, con la popolazione. In passato piani precedenti hanno indicato la collocazione di più impianti, più ecodistretti. A oggi la lezione che abbiamo ricevuto da questo piano precedente è che se non c'è la condivisione del territorio gli impianti non si realizzano. Tant'è vero che oggi di ecodistretti non ne sono stati realizzati. Quindi non è un elemento di criticità il non indicare la collocazione puntuale degli impianti, ma una lezione imparata dal passato e la necessità di condividere queste scelte con il territorio. Quando diciamo che Roma ha bisogno di impianti, bisogna che questa cosa sia condivisa da tutti quelli che sono interessati, anche da quelli che poi questi impianti li subiranno, perché non si può, diciamo, annunciare un fabbisogno e poi non farsi proprio della responsabilità di sopportare i disagi che gli impianti in maggiore o minore misura comportano, non fosse altro per il traffico che generano di ingresso in ingresso e in uscita. C'è una discussione in cui io non posso entrare, che riguarda la questione delle discariche, degli inceneritori che vengono proposti da realizzare su Roma. Devo darvi un'informazione sostanziale, cioè il problema dei rifiuti di Roma si risolve mediante la riduzione della raccolta differenziata, ma comunque il trattamento del rifiuto tal quale. Le discariche, gli inceneritori non trattano il rifiuto tal quale, quindi se noi facciamo anche 10 inceneritori a Roma non trattiamo un chilo di rifiuto tal quale in più. Gli inceneritori e le discariche, per legge della Regione Lazio, trattano il prodotto dei trattamenti meccanici biologici, non il rifiuto tal quale. Quindi la discarica e l'inceneritore non sono lo strumento per risolvere il problema dei rifiuti di Roma, che è la necessità di trattamento del rifiuto tal quale, oppure la riduzione del rifiuto tal quale mediante raccolta differenziata e riduzione della produzione. Quindi la discussione sul fatto che si debba o non si debba realizzare la discarica, se si debba o non si debba realizzare l'inceneritore, è laterale rispetto alla necessità di risolvere il problema del trattamento dei rifiuti di Roma.
è una cosa accessoria, non fondamentale. Il piano industriale, sto leggendo le domande per dare le risposte. Il piano industriale prevede isole ecologiche anche nel settimo municipio, in particolare in via Nagnina, prevede dei centri di raccolta, dei centri di riuso creativo ad Arco di Travertino, prevede le isole ecologiche. Abbiamo acquisito la richiesta di posizionamento dei cassonetti e stiamo completando la planimetria che poi verrà consegnata al municipio. Il problema in questo momento è che i cassonetti sono 57.400 credo in tutta Roma, quindi sono moltissimi, e effettivamente, come diceva il consigliere Giuliano, pur se vengono collocati in posizione regolare rispetto alle strisce pedonali, a tutti gli ingombri, gli incroci e così via, vivono, come si dice, una migrazione giornaliera legata a una serie di fattori, non ultimo appunto la volontà, che vale in qualche modo analogamente a quello che dicevo prima per le isole ecologiche, una volontà di non avere, pur se serve, di non averlo davanti a casa, oppure di non averlo davanti al proprio esercizio commerciale, oppure eccetera eccetera. Quindi abbiamo questa necessità ogni volta di ricollocarli nella posizione corretta, oppure a fare delle azioni proprio di spostamento, perché questi cassonetti generano problemi. Si parlava della possibilità di riorganizzare il servizio di pulizia con lo scopino di quartiere, come diceva il consigliere Giuliano. Effettivamente nel piano industriale è anche prevista questa modifica del servizio di spazzamento. Noi prevediamo di tornare a un servizio di spazzamento che sia dedicato alle singole zone, assegnando ad ogni zona un addetto che si occupi della pulizia del quartiere in maniera, come dire, personale, quindi che ogni addetto sia responsabile della propria zona di pulizia e che operi con modalità un po' più moderne, ma comunque come operava lo spazzino di quartiere una volta. Il problema della pulizia e sanificazione dei cassonetti, in realtà noi stiamo facendo, abbiamo già attivato, lo stiamo già facendo, un programma di sanificazione con enzimi e abbiamo peraltro perfezionato l'acquisto di 13.000 nuovi cassonetti che verranno collocati nei prossimi mesi in città. Alla fine del piano industriale, grazie all'incremento della raccolta differenziata che è anche previsto per ulteriori 600.000 abitanti, noi ridurremo il numero dei cassonetti da 57.000 che avevo detto prima a circa 34.000. Tutti questi 34.000 cassonetti però avranno un'età inferiore a 9 anni, quindi nel piano industriale ci sono gli investimenti per acquistare 19.000 nuovi cassonetti e rimuovere tutti i cassonetti obsoleti che sono stati man mano posati in città. Naturalmente nel piano industriale ci sono gli investimenti per la realizzazione di nuovi impianti, ancorché magari non sono stati individuati correttamente. Per quanto riguarda gli accertatori e il discorso del decentramento della gestione di AMA nei municipi, come diceva la dottoressa Maffini, noi abbiamo previsto nel piano industriale che si costituiscono le cosiddette AMA di municipio. Cosa sono le AMA di municipio? Sono delle strutture organizzative che stanno all'interno dell'organizzazione centrale di AMA, quindi che non fanno venir meno i vantaggi e le sinergie che nascono da un'organizzazione unitaria della pulizia della città, come adesso viene gestita, e che però consentono di avvicinare AMA ai fabbisogni della città, soprattutto per quanto riguarda gli interventi di rimozione, di soluzione delle emergenze che si verificano e per quanto riguarda l'attività di accertamento. Noi prevediamo a regime di dotare ogni municipio di 10 accertatori che possono essere utilizzati, possono essere messi a disposizione del municipio, fatta salva la superiore necessità del sistema romano, per garantire un controllo, locale delle violazioni, che sono molte. Io qui mi permetto di aprire chiudere una parentesi. Non è AMA da sola, Roma è una città che ha dei problemi nella gestione dei rifiuti, l'avete detto anche voi, qualcuno l'ha detto,
Non è AMA da sola che può risolvere il problema della gestione dei rifiuti di Roma, cioè c'è bisogno della collaborazione dei cittadini, ci sarebbe bisogno di evitare che ci siano tutti questi comportamenti, come dire, non illeciti, ma comunque non regolari, non conformi alla necessità di tenere pulita la città da parte dei cittadini. Noi abbiamo vissuto in questo periodo di emergenza ripetuti casi di bonifica di postazioni di cassonetti da cumuli di rifiuti che poi si sono ricreati, cioè la presenza di cumuli di rifiuti dava il pretesto a dei cittadini di scaricare rifiuti in maniera non conforme, di non fermarsi a mettere il sacchetto nel cassonetto, ma di poterlo buttare vicino al cassonetto. Abbiamo ripetuto l'attività di bonifica, probabilmente i casi di cumuli di rifiuti che ancora si verificano perché su postazioni già bonificate si è tornato a creare il cumulo, quindi noi continuiamo a bonificare, continuiamo a raccogliere rifiuti, continuiamo a mantenere le postazioni il più pulito possibile, però tutto questo lavoro, tutto questo costo che noi sopportiamo sarebbe evitato semplicemente, diciamo, ottenendo da tutti i cittadini di Roma un comportamento corretto e rispettoso delle regole, che sono semplicemente di mettere i rifiuti nel cassonetto, non vicino al cassonetto. Tralasciamo l'aspetto relativo al rovistaggio, che impegna pesantemente il nostro personale e ruba risorse allo sviluppo di tutte le attività che richiedono altrettanto personale. Noi abbiamo in previsione uno sviluppo importante della raccolta differenziata porta a porta, ma soprattutto abbiamo in programma una razionalizzazione del sistema di raccolta per applicare all'utenza il sistema di raccolta più adatto e più efficace rispetto ai fabbisogni. Non è detto che questo sistema sia necessariamente la raccolta porta a porta. La dottoressa Maffini ha parlato di domus ecologiche, noi ne prevediamo di realizzare 1 migliaio in tutta Roma nei prossimi 5 anni, che consentiranno per esempio di fare la raccolta con risultati analoghi al porta a porta, ma con modalità leggermente diverse che consentono una gestione, diciamo, meno onerosa dal punto di vista dell'impegno del personale. Di isole ecologiche abbiamo già parlato, eccolo qua. Poi ancora una volta si è parlato della necessità di chiudere il ciclo, il consigliere Giuliano. In realtà per chiudere il ciclo ci vogliono impianti. Per chiudere il ciclo ci vogliono impianti. Noi abbiamo previsto di chiudere il ciclo di trattamento rispetto alle quantità di e alle tipologie dei rifiuti che prevediamo di produrre a regime. Non pensiamo di aumentare la nostra dotazione di impianti di trattamento rifiuto tal quale, perché pensiamo che la nostra capacità di trattamento rifiuto tal quale sia, come dire, anzi ridondante rispetto al fabbisogno grazie all'aumento della raccolta differenziata e alla riduzione della produzione dei rifiuti. Ci sono alcune norme che sono in fase di interpretazione che prevedono che addirittura se si raggiunge il più del 65% della raccolta differenziata e si può certificare l'assenza di materiale organico all'interno della massa di rifiuti residua, si può evitare il trattamento meccanico-biologico del rifiuto tal quale. Se questa interpretazione normativa fosse confermata e noi riusciamo a raggiungere il 70% di raccolta differenziata, non sarebbe più necessario neanche il pretrattamento del 30% di rifiuto indifferenziato residuo dal 70% di raccolta differenziata. Questo è il dato. La sfida è questa ed è quella di creare comunque negli impianti che facciamo degli impianti che fanno recupero di materia, quindi che non producono poi la necessità di discariche o inceneritori, ma che producono delle filiere di recupero di materiali e quindi poi delle materie prime e seconde che possono essere utilizzate e rimesse sul mercato. Una cosa che è stata detta dal consigliere Ciancio che mi sembra opportuno chiarire: noi abbiamo un regolamento che prevede che non possano essere oggetto di supporto gratuito da parte di AMA le iniziative che hanno carattere politico. Questo vale non solo per le iniziative naturalmente per qualsiasi iniziativa che provenga da qualsiasi partito politico. In forza di questo regolamento noi finora abbiamo sempre, diciamo, negato il nostro supporto gratuito a iniziative provenienti da qualsiasi parte che hanno un carattere politico, visto che la manifestazione di domenica
aveva un carattere politico. Noi, quando anche, come dire, noi apprezziamo le iniziative dei cittadini, delle associazioni di cittadini che puliscono la città e che comunque sono destinate in realtà non a sostituirsi ad AMA, perché non sono iniziative che riguardano la pulizia delle aree di pertinenza di AMA, ma di altre aree di pertinenza, quindi giardini, parchi, eccetera, eccetera. Noi abbiamo dovuto addebitare un costo e l'abbiamo fatto con buona pace di tutti e continueremo a farlo nel rispetto di questo regolamento da qua in avanti verso chiunque ci faccia richieste o proposte di questo tipo. Questo per essere chiari. È stato parlato di sviluppo del porta a porta e vi ho detto che noi abbiamo la volontà di accrescere le aree di raccolta porta a porta anche nel quartiere Morena, dove ci è stato detto. La statuaria è extra grassi. Sul discorso dei ratti che è stato citato. No, io parlavo con così. Ah, taglio, sì, taglio. Che ore sono? Comunque la questione è esterna al contratto di servizio di AMA, come esterna al contratto di servizio di AMA la pulizia delle piste ciclabili che non siano parallele alle strade, quindi anche qui il contratto di servizio ha dei contenuti importanti anche a livello di controllo, bisogna anche vedere qual è la sua pertinenza prima di assegnare ad AMA compiti che non sono nelle sue pertinenze e quindi non svolge. Riguardo alla revisione del contratto di servizio c'è in corso una commissione che sta proprio rivedendo il contratto di servizio nei suoi contenuti e dovrebbe, come dire, renderlo più conforme ai fabbisogni della città, che ha provato cioè questo contratto di servizio nasce da scelte che sono fatte rispetto alla perimetrazione dell'attività di AMA rispetto ad alcuni fabbisogni della città e adesso si sta vedendo che bisogna cambiare questa perimetrazione. Mi sembra che gli impianti con le ferro, allora la difficoltà che può essere prevista nel mese di luglio è una difficoltà che nasce da una possibile carenza di trattamento del materiale prodotto dai nostri trattamenti meccanici biologici. Questa difficoltà la stiamo affrontando integrando i contratti che abbiamo per far fronte anche alla chiusura degli impianti con le ferro, che in realtà sono chiusi da inizio anno, non chiuderanno a luglio, quindi noi stiamo già sopportando questa carenza e saranno chiusi per altri mesi ancora, quindi questo non è un problema che sorge a luglio, ma è un problema che stiamo già sopportando. Anche qui il consigliere Toti ha parlato di fatto che AMA conti sull'aiuto dei volontari. Per la sua attività AMA non riceve nessun aiuto dall'azione dei volontari, come ho detto prima, perché i volontari operano su aree che non sono di competenza di AMA, come hanno operato i volontari che domenica scorsa hanno lavorato sulla città. Anche non risulta ad AMA che ci sia una situazione di gravissima dal punto di vista economico-finanziario, quindi anche questa è una notizia che abbiamo ricevuto dai giornali anche noi. Vi rassicuro sul fatto che AMA è tuttora molto stabile dal punto di vista economico-finanziario e il bilancio approvato, che ha fatto un po' di utile, lo ha dimostrato. Né le previsioni del piano industriale che è stato approvato evidenziano che ci siano situazioni, anzi evidenziano un progressivo miglioramento dell'indebitamento di AMA, che è, peraltro AMA ha ereditato dalla gestione precedenti, che è abbastanza importante, che stiamo più progressivamente recuperando. Servizio decentrato, credo che più o meno le cose che sono state poste come domande siano state più o meno esaurite a livello di risposte. Parlando di in generale di sviluppo dell'attività di AMA, noi adesso stiamo implementando il contratto di servizio e realizzando tutte le previsioni che vi sono contenute, quindi il contratto di servizio è già operativo, è stato approvato, è già operativo e
stiamo lavorando per realizzarlo concretamente in tutti i suoi punti, quindi stiamo andando avanti nella razionalizzazione del servizio, nel miglioramento del parco dei cassonetti, del parco dei mezzi, nelle procedure che servono a realizzare davvero gli impianti di trattamento rifiuti in maniera condivisa, in luoghi condivisi della città di Roma, nella riduzione dei rifiuti e nell'aumento della raccolta differenziata. Grazie. Allora, come da scaletta iniziale avevamo previsto poi l'intervento dei gruppi, una persona per gruppo, in modo se ci sono delle questioni, sì, quindi vorrei riaprire il consiglio se non ci sono altri interventi dei nostri ospiti, riapro e lascio la parola. Grazie. Ah, tutti? Ah. In ogni caso la parola ai gruppi, sì. Consigliera Cerquoni. Prima di farli andare via, intanto volevo ringraziare Ama per la presenza e per la puntualità, perché nei primi interventi mi ero spaventata e avevo detto forse non mi sono fatta capire bene, perché è stato più uno spot elettorale che quello che andremo a fare sui municipi. Quindi la ringrazio per essere stato chiaro e puntuale. No, era una lode che le ho fatto per la precisione con la quale ha trattato l'argomento. Perché vede, il discorso è che veniamo in aula non per sapere di chi è la colpa, sempre ci sarà la colpa di qualcun altro, è che qui veniamo in aula per trovare delle soluzioni e grazie a Dio il partito al quale appartengo mi ha insegnato, crescendo negli anni, che si fa politica per dare risposte e soluzioni ai cittadini. Purtroppo i cittadini oggi hanno una percezione di una città sporca, di una città abbandonata a se stessa. È su quello che noi dobbiamo puntare. Quindi ben venga i nuovi 13.000 nuovi cassonetti, ben venga il piano dei cassonetti, dovremo parlare dei siti e delle isole ecologiche. Quello che noi ci auguriamo è di non ritrovarci a luglio, tra qualche mese, a dover riprendere le firme di tutta l'opposizione e riportare di nuovo in aula l'emergenza rifiuti, perché così anche lei se lo augura, perché così la scorsa estate purtroppo abbiamo avuto tantissimi problemi e io so che Ama viene inondata anche da questo, anche di segnalazioni da parte dei cittadini. Una cosa mi preme dirla, porta a porta, domus ecologiche, e a me hanno insegnato in anni di studio che non basta trovare un'azione che vada bene per tutta la città, semplicemente perché la città ha una conformazione, ha una struttura, e io immagino come si possano mettere delle domus ecologiche magari in dei centri abitati dove già le palazzine sono molto strette, dove non abbiamo situazioni che possano contenere dei cassonetti e dove la situazione delle domus ecologiche sinceramente non credo che potrebbe andare. Detto questo, una piccola battuta, permettetemela, sui 2 milioni di euro per i dipendenti. Io non so se è vero o no, ma vi dico di più. Se ci sono dei cittadini, dei lavoratori che lavorano con straordinari, è giusto pagarli. Perché vi dico che il lavoro va pagato. Quindi se anche fosse, sicuramente questa non è una contestazione che faccio. Perché se hanno lavorato 24 ore su 24, sì, no, non lo so, le persone vanno pagate, il lavoro non è gratis e questo noi lo sappiamo e quindi è giusto. Non so se è vero o no, non l'ho detto io, ma non è quello il problema. Io pago 2 milioni, ne pago anche di più, ma voglio una città linda e pinta, voglio una città che sia capitale. È questo il problema che io mi pongo. I soldi, come ha detto la Presidente, da qualche parte noi li troviamo, siete bravi, sarete più bravi degli altri, questo lo vedremo. Ad oggi, Presidente, mi permetta di dirlo, e lo dico anche allo staff dell'assessore, noi questa città non la vediamo pulita, non siamo soddisfatti. Sì, possono, se devono uscire. Purtroppo, Presidente, non siamo soddisfatti. Non siamo soddisfatti.
Ci auguriamo invece che questi argomenti vengano trattati con una cadenza idonea a trattarli. Cioè, oggi noi siamo venuti a sapere che c'è già un piano per cui ogni 20.000 abitanti noi troveremo delle isole ecologiche. Abbiamo 300.000 abitanti su questo territorio, fate un attimino un calcolo di quante isole ecologiche dovremo mettere. Ma ci stiamo in Commissione Ambiente, questo non è stato detto. In Commissione Ambiente non è stato trattato. Allora ne vogliamo parlare o non ne vogliamo parlare? E le dico di più, se mi dice è stato deciso, significa che lei le informazioni le danno dopo e non prima come dovrebbe essere, perché lei è un presidente di municipio e deve imporsi per questo municipio. Perfetto, se a lei vanno bene le decisioni calate dall'alto, probabilmente prenderà le decisioni calate dall'altro. Fratelli d'Italia è qui per fare opposizione, per incidere sulle decisioni che a lei vengono calate dall'altro e che noi non possiamo accettare se non condivise con l'opposizione e condivise con tutti i cittadini. Ne prenderemo atto, perché non è la prima volta che viene detta una cosa del genere, è stato detto anche con riguardo alle commissioni, non è importante che le questioni passino per le commissioni, ne prenderemo atto e le faremo passare tutte quante in consiglio municipale. Se questo è il suggerimento che oggi ci sta dando, io la ringrazio e anzi le dico di più, lo accolgo addirittura. Detto ciò, rifiuti. Vorrei ricordare solamente che il consiglio è previsto minuti. Fino alle 17, volevo lasciare la parola a tutti sì, i gruppi. Un minuto e sto chiudendo. Detto questo, a quanto pare emergenza rifiuti sparita, molti progetti per il futuro, abbiamo parlato al futuro, io mi auguro che tra 2 settimane, un mese, come ho detto all'inizio, come concludo oggi, non ci ritroveremo qui con cittadini arrabbiati che inondano il call center di Ama, il numero verde di Ama, che chiamano noi consiglieri perché la città è diventata una discarica a cielo aperto. Grazie. Sì, il prossimo intervento chi lo vuole fare? C'è bisogno di una risposta? Qualcuno della Giunta vuole dare una risposta? No, prendiamo le domande. No, è solo un'integrazione. A me non calano nulla dall'altro. Io conosco benissimo il programma del Movimento, la Giunta Capitolina lo sta attuando, ama anche, quindi non ho bisogno di chiedere altro. Sì, ci sono altri interventi? Consigliera Vidrotti? Grazie Presidente, Presidente Lozzi e membri della Giunta. Devo dire che il merito di questo Consiglio è stato sicuramente cercare di fare un po' il punto della situazione rispetto a quello che è successo nei giorni scorsi e soprattutto siamo arrivati alla conclusione che un'emergenza, una questione rifiuti nella città c'è. Perché non era bastato il comunicato pubblicato tra l'altro su alcune pagine Facebook da parte della sindaca della città in cui appunto faceva notare che erano stati raccolti in 24 ore 3.355 tonnellate di rifiuti indifferenziati che sono 700 tonnellate in più rispetto alla media consueta. Non sono bastate queste parole e ovviamente neppure la ordinanza che ha dovuto fare la sindaca per persuadere anche i suoi consiglieri della situazione nella quale versava appunto la città fino a pochi giorni fa. E adesso, per essere anche un pochino più realisti, diciamo non stiamo neanche molto meglio. Però io veramente ringrazio perché c'è stato lo sforzo da parte di questa maggioranza di aver portato quantomeno autorevoli esponenti dirigenti di Ama e anche l'assessorato Capitolino qua. Non faccio oggi la polemica sulle competenze perché sarebbe abbastanza ridicolo farlo, perché diciamo in quello che c'è stato, stato detto poco prima, insomma qualche risposta è già stata abbozzata, quindi non serve ulteriormente rimarcarlo, però ci sono delle cose che veramente non tornano rispetto al piano che ci ha proposto e che ha brevemente sintetizzato la responsabile dello staff dell'assessorato all'ambiente del Comune di Roma. Perché? Perché prima di tutto lei parla di non si faranno nuovi impianti. Dice,
aspettate che ritrovo perché è stato interessante. Non si faranno nuovi impianti, bensì si faranno, eccolo, ecco qua, si arriverà ovviamente a un aumento della raccolta differenziata. Questo io lo chiamo, veramente lo definisco così, mi piace molto parlare di libro dei sogni, perché poi io già l'ho visto, qualcuno mi faceva notare che addirittura nel lontano 2004-2005 qualche altra giunta regionale si era già sbizzarrita su questi numeri, e quindi arrivare a un 70% della raccolta differenziata non è cosa da poco. Però questo stesso piano di rifiuti smentisce la stessa sindaca Raggi, perché si era dimenticata di dire qualche tempo prima che Roma già stava al 40% di rifiuti in meno, per cui c'è una delibera regionale, che magari studiatela perché può esservi utile, che si chiama la delibera dei fabbisogni. È una delibera molto interessante perché tiene conto anche di quello che dice Roma e anche di quello che dice la città metropolitana, dove c'è sempre Roma che parla, cioè sono la stessa persona, sindaco di qua e di là, che definisce il fabbisogno anche impiantistico. Sapete che dice quella delibera? Che non c'è alcun bisogno di un nuovo impianto. Quindi perché stiamo facendo una polemica sugli impianti più o meno? Perché perdiamo tutto questo tempo a dire noi non vogliamo gli inceneritori, noi non vogliamo il nuovo impianto? Non c'è bisogno di un nuovo impianto, è scritto. Quindi, diciamo, quello che dovremmo assumere oggi tutti come un dato, visto quello che abbiamo visto nei giorni scorsi, è assumere il dato della realtà. E per assumere il dato della realtà bisogna anche assumere il dato della sincerità. Perché altrimenti continuiamo ad andare avanti per slogan e, perdonatemi di dire, con degli approcci ideologici ed etici che mica è detto che devono appartenere a tutti. Perché poi c'è pure un tema su come si decide di fare un consumo critico dei rifiuti, è una cosa. C'è un altro tema, che è quello di obbligare tutti a mettersi tutti sotto lo stesso cappello. E quello mica siamo una democrazia, eh. È un'altra cosa rispetto a quello che ci è stato annunciato poc'anzi. Ma c'è di peggio. Ci dice nella sostanza che si sono resi conto, bene o male, che c'è una serie, diciamo, c'è un punto, un momento di transizione nel quale bisogna capire che cosa fare, che è esattamente il momento di transizione in cui siamo caduti 10 giorni fa. E su questo punto di transizione, su questo momento, su questo piano, che non voglio veramente mettermi contro quello che ha detto l'autorevole dirigente di AMA, ma veramente loro hanno detto che hanno bisogno di un'altra consulenza, non ho capito di quale consulenza agraria facessero riferimento per doverlo migliorare e modificare. Quindi all'interno di questo stesso documento, che è scarso nei suoi contenuti perché non può essere altrimenti, vista la scarsità di investimenti di cui dispone oggi il Comune di Roma, che è pari a zero, e quindi le cose bisogna dirle chiaramente, non ci sono degli investimenti, non si vogliono usare gli impianti esistenti. Perché poi l'altra grande menzogna, scusatemi, però c'era una persona che si chiama Fortini, che non ha bisogno, diciamo, però qualcuno l'ha mandato via, e quella persona stava lavorando ad un progetto di un ecodistretto, tra l'altro con un sistema anaerobico, proprio per evitare lo scambio con l'esterno di un male odore, mentre prima sentivo parlare che si prevedeva un impianto aerobico, quindi addirittura andiamo oltre, diciamo, indietro rispetto all'avanzamento che era previsto dalla vecchia dirigenza di AMA. Il Movimento 5 Stelle ha detto di no. Perché ha detto di no? Perché, traducendo quello che ci ha detto adesso la responsabile dell'assessorato, è difficile dare ai cittadini le spiegazioni utili per poter dire lì vi dovete beccare il nuovo ecodistretto. Però questa roba è una cosa che compete al Comune di Roma. E quindi non si può lasciare la palla in mano ai cittadini, perché i cittadini sono quelli che, come diciamo sempre, e voi siete i primi a dirlo, sono quelli che poi si scontrano invece con la realtà, e quando hanno la mondezza sotto casa ovviamente chiedono una risoluzione. Consigliera Vitrotti, sto finendo, sì. Però non vorrei che su questo si dovesse, diciamo, cadere come è successo al povero Pizzarotti, ma questo, diciamo, non sta a me giudicarlo. Chiudo dicendo, e lo so che, insomma, uno che ha fatto una scelta quando amministrava l'ha pagata, che vedevo dire. Evitiamo di fare dibattito, così finiamo nei tempi. No, ma è interessante, io mi diverto, a me non mi piace quando mi interrompo, perché sono tutti argomenti seri. Poi c'è l'ultima cosa, perché l'ho lasciata veramente alla fine per chiudere sul nostro municipio. Mai le opposizioni hanno raccolto le firme per fare un consiglio straordinario su AMA. Hanno presentato...
hanno presentato delle interrogazioni dove si parlava delle competenze. Delle competenze, non si deve dire ai cittadini che la competenza è del dipartimento, non si deve dire ai cittadini che la competenza è del comune di Roma. E oggi invece, come vediamo, ci siamo fatti venire qui il dirigente perché appunto dimostriamo che le responsabilità sono fuori di noi. E quello che è successo qui, quando a Cinecittà Est portano via la monnezza con la gru, è un problema e non lo possiamo negare. Santa pace. Poi le dirò anche che però a questo punto ci converrà anche chiedere un ulteriore consiglio straordinario, magari al suo primo anno di insediamento e di governo, così si potrà sfogare, perché oggi invece per fortuna grazie all'opposizione abbiamo parlato di AMA e abbiamo fatto un po' di chiarezza. Grazie. Un attimo di tranquillità, veramente nessun dibattito. Io vorrei finire gli interventi e poi lasciare parola alla Giunta come avevamo deciso all'inizio. Quindi ci sono altri interventi? Ah, consigliere Toti. Sì, io avrei voluto sentire anche la Presidente della Commissione Ambiente, di cui io faccio parte, di cui mi onoro pure di essere Vicepresidente, rispetto all'Osservatorio, perché penso che l'Osservatorio sia un momento importante, centrale, l'abbiamo definito quando l'abbiamo approvato in sede di Consiglio Municipale, e che, come ho detto in precedenza, vede la presenza dei cittadini rappresentati dai consiglieri e vede a parte anche i comitati di quartiere in interlocuzione con l'AMA, che io penso sia fondamentale per migliorare il servizio così come lo vogliono i cittadini del nostro territorio. Ma mi sembra che il direttore, chiaramente il direttore dell'AMA, non può parlare male dell'AMA, ecco, e ristoratore se noi andiamo a un ristorante. È chiaro che io penso che esaltato alcuni fatti che sono stati fatti, anche chiaramente alcune proposte dell'AMA che anche sono condivisibili, però gli impianti sono in sofferenza. Cioè lui dice che non sono, però a me risulta che siano purtroppo nuovamente. E poi c'è il problema dei cittadini che vivono vicino ai TMB di Roma, che chiaramente sono in una situazione di stato d'allarme. Anche rispetto a questo bisogna che come AMA si riesca a trovare una soluzione. Rispetto poi al discorso del nord Italia, lui dice che a Colleferro va tutto bene, però a me risulta che purtroppo a luglio ci sarà un grosso problema. Rispetto a questo non ha dato risposte rispetto alla situazione che si creerà a luglio nella città di Roma. Io spero che si trovi una soluzione in questi mesi e che si riesca a non andare in sofferenza nella città. Sul contratto decentrato dell'AMA non ha dato nessuna risposta, io l'avevo chiesto anche nel passato, magari doveva dire qualche cosa, come lo vedeva lui il contratto decentrato dell'AMA, però rispetto a che per me è un elemento essenziale, però anche rispetto a questo non ha dato risposte. Positivo invece è il fatto della, anche in mancanza di contratti di servizio decentrato, dell'ufficio AMA municipale che possa interloquire con i cittadini del municipio ed anche il fatto dei 10 addetti che accertatori per ogni municipio che contrastino praticamente quella che è purtroppo la mancanza, io dico, di educazione comunque culturale di alcuni cittadini che seguitano a buttare la roba per strada, e questo qui chiaramente è una cosa che deve essere purtroppo anche contravvenzionata, e questo ci dice che ci sarà un aumento sui oristaggi. Non ho capito bene, io spero che qualcuno mi dia qualche risposta, perché sui oristaggi è stato molto
evasivo. Positivo anche la crescita del porta a porta statuario, statuario quarto miglio, sì. Inoltre, le isole ecologiche ogni 20.000 abitanti, dobbiamo chiaramente cercare di trovare i luoghi più giusti per mettere queste isole ecologiche, ma è una risposta anche questa interessante rispetto e poi gli ecodistretti che già nel passato altre forze politiche avevano indicato e i due compostaggi che andranno. Perciò voglio dire, c'è un ottimismo che io non condivido, però ci sono anche delle proposte interessanti che noi non conoscevamo e che invece possono essere condivise. Comunque la preoccupazione c'è rispetto ai prossimi mesi e diciamo saremo chiaramente vigilanti rispetto sia alla situazione sia alle proposte che poi verranno da AMA. Allora, informo che dobbiamo votare sul protrarsi del Consiglio perché ormai sono le 17, era stato previsto come orario di chiusura appunto le 17, e se ci sono altri interventi o risposte della Giunta alla fine degli interventi possiamo protrarre, se siete d'accordo, di una decina di minuti il Consiglio. D'accordo? Allora, sì, non vorrei andare molto oltre, quindi l'ultimo intervento che era previsto, quello della maggioranza, e poi lascio la parola alla Giunta per la chiusura. Sì, è protratto per 10 minuti, diciamo, se ce la facciamo. Grazie Presidente. Allora, io chiudo, diciamo, questa seduta, insomma, gli interventi per il gruppo Movimento 5 Stelle, dicendo che vabbè, non c'è ottimismo chiaramente perché vediamo anche il Movimento 5 Stelle agli occhi e sa vedere che non è una città pulita, ma da qui a dire emergenza ce ne va. Nel senso, se vogliamo continuare a dare un senso alla semantica delle parole. Ora, io qui ho sentito in quest'Aula, abbiamo sentito tutti in quest'Aula tante informazioni, ma anche delle notizie riportate. Forse sarebbe il caso, quando si riporta una notizia, di verificarla, perché poi discutere su un sentito dire è un po', insomma, lascia il tempo che trova. E per cui anche molte affermazioni che sono state dette mi sono sembrate più che altro pretestuose, comunque tant'è. Cosa possiamo dire? Il piano industriale lo abbiamo, diciamo, abbiamo sentito, diciamo, i punti da AMA e i punti salienti di quello che sarà il piano industriale, che mi sembrano, abbiamo sentito anche la parte assessorile, che mi sono sembrate in linea con il programma Movimento 5 Stelle e che è, ripeto, uno e unico a livello comunale, articolato per competenze nei vari municipi. Mi piacerebbe quindi che, avendo avuto l'opportunità poi di ascoltare di persona questi aspetti di medio e lungo termine, si riesca adesso ad avere tutti quanti, a condividere tutti quanti una visione, quindi una visione prospettica, cercando di lasciare un attimo quelle che sono le problematiche più immediate, o meglio non lasciare, dando uguale peso alle problematiche contingenti del territorio, ma cercando di andare capendo quello che è il programma da qui a 5 anni. Con questo cosa voglio dire? Ho sentito parlare di isole ecologiche e purtroppo devo considerare il fatto che abbiamo tutti problemi. Quando poi le soluzioni cominciano a essere scomode, potrebbe essere in agguato la sindrome del NIMI, la conoscete, no? Not in my yard. Mi auguro, era questo? Sì, era questo, not in my yard, cioè non, sì, però lo facciamo a fianco. Allora, dobbiamo tutti quanti stringerci attorno a una concretezza delle soluzioni e cercare di
condividere e portare avanti questo progetto affinché sia accettato e sia nel modo migliore da tutti i cittadini. E, ritornando un attimo a quello che dicevamo prima, la sensazione di una città sporca ce l'abbiamo anche noi. E anche nel 2016 c'era questa sensazione, anzi era una certezza, perché c'è addirittura un'agenzia per il controllo e la qualità dei servizi che lo attestava in un'indagine sulla qualità della vita e dei servizi pubblici locali nella città di Roma, nona edizione, anno 2016. Ma voglio dire, anche recuperando un po' di memoria, nel 2015, 14, 13, 12, 11, 10, ok, non vado oltre. E, tanto per finire, ultima cosa, vorrei semplicemente rispedire al mittente il discorso sulle cambiali, perché a me farebbe piacere anche capire quali siano state le cambiali che i precedenti governi capitolini eventualmente hanno firmato per non risolvere il problema dei rifiuti. E su questo c'è un'ampia documentazione e cultura in servizi giornalistici che risalgono già al 2008. Ricordo l'oro di Roma. Grazie. Allora lascio la parola alla Giunta per la chiusura, così rispettiamo anche questa decisione. Veramente breve, un minuto proprio rapida. Il Movimento 5 Stelle nella scorsa consigliatura, vorrei ricordare alla consigliera capogruppo del PD, non ha presentato solo interrogazioni. La risoluzione che è stata approvata per l'incremento del porta a porta è stata portata a inizio 2013 dalla sottoscritta nella commissione che l'ha fatta propria ed è stata approvata ed ha permesso l'incremento del porta a porta nelle aree extra gra. Poi ha fatto interrogazioni e soprattutto noi chiedevamo dei consigli aperti, perché volevamo affrontare l'argomento con la possibilità che i cittadini parlano. Perché negli anni passati si parlava di consiglio aperto inteso come assemblea a cui partecipassero le istituzioni e i cittadini con diritto di parola. Dopodiché accolgo molto volentieri, ed era già in programma, la possibilità di venire a fare il consiglio per dire cosa abbiamo fatto noi in un anno, perché ne abbiamo tantissime di cose da dire. Voi ci avete messo 2 anni la scorsa consigliatura prima di venire a riferire, perché probabilmente non avevate fatto molto. Grazie. Direi a questo punto che il consiglio, non evitiamo i battimano, il consiglio è chiuso. 17:10.